Siamo con Maria Dionisio, presidente dell'attuale Proluco e promotrice di tanti eventi. Nonostante il Covid di quest'anno, riesce anche a organizzare degli eventi. Una mostra fotografica, pittorica ed artigianale. Ci sono oltre 20 artisti, tutti schitellani, ci sono coloro che seguono i corsi di pittura, hanno qui messo in mostra i loro quadri, poi ci sono gli artigiani e con le loro tipicità, tipo la cruedda di Schitella. E veramente abbiamo voluto questa volta valorizzare i nostri artisti, perché Schitella è piena di artisti, di associazioni, è piena di tante potenzialità e tante risorse e che vanno veramente valorizzate. E quindi noi ringraziamo Luciani che ci dà la possibilità di organizzare questa edizione di poesia dialettale ogni anno, e col patrocinio dell'amministrazione comunale, l'assessore Di Sciglio, tutti gli assessori che contribuiscono alla buona realizzazione di questo evento. E un ringraziamento particolare va a tutti i soci della Proluco che anche in tempi di Covid e con molte ristrettezze si stanno adoperando per offrire al nostro paese qualcosa di più. È molto difficile, sinceramente, con queste ristrettezze. È molto difficile anche perché gli animi delle persone, diciamo, ancora devono reagire ad un periodo buio. È una serata importante, non solo per la poesia, ma soprattutto perché noi ricordiamo un nostro socio che teneva tanto al suo paese, ma tanto alla Proluco. Ci ha sempre dato dei consigli e ci ha lasciato tante fotografie. E infatti c'è una mostra fotografica in ricordo del nostro socio Antonio Russi. Siamo con Nino Caputo, che abbiamo anche intervistato in altre occasioni, quindi anche tu chiaramente fai parte di questa mostra. Hai presentato dei nuovi quadri questa sera? Sicuramente, ho fatto delle cose nuove. Se guardate, ci sono dei piatti con tutto quanto, le figure e la novità. E poi ci sono queste pietre qui con la chiesa di San Francesco, San Pio, e questi sono i lavori che faccio io, un pensionato di 80 anni. Quindi che fa sono, questi lavori qua, diciamo, che le tue opere raffigurano, sono pitture opere di Schitella, diciamo. Artigianale, sì. Roba artigianale. Siamo con Filomena Morsilli, che costruisce lei queste particolari cruedde. Praticamente sono dei cestini che vengono fatti con che materiale? Allora, questi qua sono paglia, tutta paglia. Allora, poi c'è la tradizionale, che è questa, che sta fatta con i unghi. Con i unghi ci va a tirare gli indapadulli, la tra e poi la mette a curare e tutto per la lavorare. Quindi è un tessuto che è presente nelle nostre paludi. Sì, proprio queste, lo sa quando dice, una materia proprio che dura sa. Particolare. Capito? La lavora per quella e basta. E questo viene lavorato per la paglia. Questo è per fili. Sono fili di paglia pure quelli, sì. Questo è paglia pure. Quindi però sta lavorando per, come si dice, per lo spago. Ah, con lo, anche con lo spago. Sì. E da tanto tempo che fai queste cose? Allora io ho lavorato, mi ha messo il Parco Nazionale del Gargano. Del Gargano. Matteo Fusilli. Mi ha fatto un corso e mi ha insegnato a tanti bambini, okay. Bambini, tanti giovani. A fare queste, queste opere cose. D'arte. Però fino a oggi l'hanno portato innanzi e navata. La gioventù, diciamo, che venisse a mostrare i bambini ad impararci. Sono tradizioni che vogliono essere continuate, se non ci perdono. Certo. Va bene, grazie. Allora, qua vediamo altre opere d'arte e vediamo praticamente raffigurato Gesù Cristo, personaggi presi dal web, e vari attori, e l'artista si chiama Di Monte Maria. Siamo con Nino Visicchio, altro artista schitellano. I tuoi quadri che cosa raffigurano, Nino? Allora, tu devi sicuramente sai che io sono innamorato del mio territorio, quindi in genere cerco di rappresentare cose del mio territorio. Lì, come puoi vedere, quello in alto è il tramonto sulla foce di Varano. Ci sono i moli, gli stabilimenti balneari, la pista accennata. Poi qua è una natura morta a base di frutta. C'è un tramonto sotto
E sopra è qualcosa che facevo quando ero molto più giovane, 50 anni fa. Ci sono delle macchinine realizzate con dei pezzetti di qualsiasi cosa. Le forbicine le ho fregate a mia moglie, a mio fratello qualche valvola e così via. Quindi danno l'idea della macchinina antica, insomma anche questa penso sia arte. Quando hai iniziato con la pittura? Perché sappiamo che allora, Nino non è solo un pittore, è anche un poeta ed altro. Sì. Allora io essendo geometra mal mi conciliavo con la pittura, perché la pittura moderna non è più la ricerca del dettaglio, del particolare, quindi ho dovuto fare uno sforzo mentale. La pittura moderna è più impressionismo e quindi le cose non vanno rappresentate nei dettagli come mi imponeva il mio lavoro di geometra. Però poi ho fatto un corso con il maestro fiorentino Di Vico e di lì ho cominciato a ragionare in maniera tale da dedicarmi anche alla pittura. Poi, quindi non sei nato pittore, lo sei diventato? No, non sono nato, lo sono diventato, anche se mi ricordo quando facevo la scuola media, che gliel'ho fatta a Vico perché all'epoca a Ischella non c'erano le scuole medie, facevo una mostra e un mio disegno, non era un quadro, un disegno fu citato dalla professoressa quando venne mi pare che fosse il direttore dell'epoca a visionare questa mostra. Va bene, grazie Nino, grazie, tanti auguri. Grazie. Ah, qua ci sono altri quadri di altri due artiste ischitellane, Michelina Parisi e Raffaella D'Avolio. Vediamo che ci sono dei quadri di paesaggi e di nature morte. E quell'altro mi sembra che dovrebbe raffigurare una torre saracina presente sul nostro Gargano. Siamo con Paola Frigeni, che pur non essendo nata a Ischitella è di madre ischitellana. Siamo stati colpiti da queste caratteristiche pietre. Mi sai dire che cosa rappresentano? Certo, buonasera. Il quarzo rosa è un minerale, quindi proviene da madre terra e come ogni minerale ha un effetto benefico sul nostro benessere a livello sia energetico, fisico e psicologico. Quindi il quarzo rosa, puoi anche provare a tenere in mano uno te. I benefici del quarzo rosa sono: aiuta a tranquillizzare, placa l'ansia e contro lo stress. Contro lo stress, aiuta a alzare proprio la fede e la fiducia in noi stessi. Ovviamente tutti i minerali interagiscono con noi a livello vibrazionale e attraverso il loro colore, quindi basta averli in mano o in un raggio. Che è abbastanza fredda come pietra. Sì, è fredda in questo momento, lei è viva ma non è nelle tue mani, è fredda perché a livello proprio fisico ha questa composizione. Appena poi lo tieni in mano ha un effetto benefico a livello proprio di colore, di vibrazione. Va bene, grazie. Ma figurati. Siamo con Camillo Frigeni, che pur non essendo di Ischitella, vedo che è molto legato a Ischitella e al Gargano, perché i suoi quadri rappresentano praticamente la torretta di Varano, Sant'Eustachio, il crocifisso di Varano, San Michele, Pietro Giannone, San Michele, sono tutti quadri. L'albero storto. Sì, sono tutti quadri che rappresentano, diciamo, il nostro paese e anche il Gargano. Quindi, pur non essendo di Ischitella, lei è nato dove? A Bergamo, in provincia di Bergamo. Però ha sposato un'ischitellana. È molto legato. Ma oramai sono 50 anni che facciamo su e giù e l'anno scorso abbiamo deciso di trasferirsi qui e devo dire che è stata una scelta molto indovinata, a prescindere dai tragici eventi della pandemia. Al di là di tutto sono contento di essere qui e sono affascinato dalla bellezza mediterranea. Vede, io ero un montanaro, amavo le montagne, i rifugi, scalate, sci, e non conoscevo la bellezza mediterranea ed è stata una bella scoperta e mi sono innamorato e sono contento di essere qui. Va bene, grazie e tanti auguri. Grazie a voi. Stasera ho fatto una scoperta di cui praticamente ignoravo l'esistenza, cioè io conosco Angela da tantissimo tempo, è una carissima amica, però ignoravo che fosse un'artista. Angela, che cosa mi dici? E niente, questo dono ce l'ho ben nascosto, come vedi finalmente stasera mi sono decisa a mostrarmi, spero che apprezziate. Sì, sono dei quadri bellissimi, complimenti, ma io proprio ignoravo proprio, diciamo, l'esistenza di questa tua passione. In effetti
adesso comincerò a farmi conoscere. Infatti mi chiedevo, quando ho visto il nome e il cognome, mi stavo chiedendo se eri proprio tu, poi ho capito che eri proprio tu, insomma. Come vedi, avrò modo di farmi conoscere. D'accordo, tanti auguri. Grazie, allora, grazie. Siamo con Damiano e Teresa, che è un'altra artista di Schitella, che vedo ha praticamente presentato dei bellissimi quadri. Che genere di quadri sono questi? Ma io veramente, come pittura, tratto un po' di tutto. Dai volti agli animali, alla natura morta, alla natura. E mi piace un po' di tutto, mi piace cambiare. In base a quello che ho dentro lo tiro fuori. Faccio poco astratto, infatti ne ho messo uno qua, ma non ci vado molto dietro, perché appunto ognuno può interpretare quello che vuole. E io invece voglio che la gente, cioè voglio che capiscono cosa voglio dire. E quindi preferisco il realismo, non l'astratto. L'unica cosa che poi come scultura invece mi piace molto scolpire anche, però stasera non ho portato niente, perché magari una prossima occasione, sì, nella prossima occasione aumenteremo. Sì, poi mi diletto quando ho un po' di tempo. Questi sono bottiglie dipinte a mano con dei colori appropriati che si possono lavare persino in lavatrice, ma non si toglie mai. E quindi questo, diciamo, che è uno dei tanti hobby che poi faccio in più. Va il bene, grazie. Solo questo. E allora ti auguro di prendere anche gli altri quadri, che sono veramente belli. Complimenti. Grazie. Siamo con Salvatore della Malva, che è nativo di Peschici, vero Salvatore? E quindi praticamente le sue opere parlano un po' di Peschici, i caratteristici trabocchi che stanno nel territorio di Peschici. Ma lui ormai è diventato ischitellano di adozione, perché vive da tantissimi anni in Schitella. Però sono veramente belli. Li hai sempre fatti questi, diciamo, queste opere artistiche, oppure è da poco che hai iniziato a fare? Li hai sempre fatti? L'ho sempre fatto, sì. Specialmente adesso che c'è stato il lockdown, che ne ho fatto. Hai avuto più tempo? Sì, ho avuto più tempo, sì. E quanto tempo impieghi per fare un'opera del genere? Con uno di questi, diciamo, ci vogliono un minimo di 3 settimane. Un minimo. Quello più piccolo ancora di più, un mese. Più sono piccolo, più tempo ci vuole. E che materiale usi per farlo? Legname leggero, tipo come pino, legname facile, tenero, morbido, non è che compensato, pure un legname di scarto, tipo quel pino di pedane, proprio da scarto, non è un legname pregiato. Va bene, grazie e tanti auguri. Grazie a voi, buonasera. Qua abbiamo una mostra fotografica di Antonio Rossi, un fotografo ischitellano che purtroppo non abbiamo più tra di noi, e che anche, diciamo, la presidente della Proluco ha inteso ricordare, perché cioè, era molto bravo. Vediamo le fotografie che ha fatto anche in Argentina, perché lui praticamente aveva dei parenti in Argentina e ogni tanto si recava in Argentina. Queste sicuramente sono fotografie o di Buenos Aires o di Guin, dove aveva dei parenti. Ma praticamente, come vediamo, da giovane ha fotografato anche la nazionale. Mi pare di riconoscere Mazzola e De Sisti in questa foto. Poi ci sono altre foto che raffigurano il crocifisso di Varano, un vecchio torchio. Questi sono praticamente animali che si trovano nel nostro territorio. E qua addirittura vedo Rivera, grandi calciatori, e se non sbaglio quello dovrebbe essere proprio Pelé. Quindi praticamente lui, che ha vissuto pure a Milano, praticamente seguiva anche eventi sportivi molto importanti. Questo, se non sbaglio, dovrebbe essere Anastasi. E poi, a quanto pare, praticamente doveva recarsi pure all'ippodromo di Milano, e queste sicuramente sono foto praticamente dell'ippodromo. E adesso vedo che qua in questa foto è addirittura fotografato il celebre Maradona. Dulcis in fondo, siamo con Distolfo Consiglia, che noi conosciamo tutti come la sorella del famoso Jimmy. Abbiamo modo di intervistarla qualche mese fa nella ricorrenza praticamente della morte di Jimmy.
e lei anche lei è un artista, e infatti, dici che cosa fai? Allora, io lavoro la paglia e lavoro anche lo spago, diciamo, la corda, le collane, cioè, l'inserisco le pietre sulla corda, poi la paglia, lavoro la paglia, questi sono, diciamo, i cestini di paglia, e poi lavoro anche il sapone con l'olio d'oliva di Schitella, che poi faccio delle confezioni di sapone. Cioè, spiegaci un poco, come fai questo sapone di olio di oliva? Questo sapone di olio d'oliva, vedi, questo è anche fatto a forma di dolce. Questo sono saponette da lavarsi. Questo è alla menta, vedi, questo va bene per i maschi dopo la barba. E di che materiale sono? Olio d'oliva, solo olio d'oliva. Olio d'oliva, e poi ci sono le erbe officinali che io produco nel mio giardino per quanto riguarda le spezie, come lo rosmarino, la salvia, il gelsomino, la camomilla per l'indimo, questa è la cannella, tutte robe, diciamo, tutte assenze naturali, perché sono antiallergici, antiprurito. Invece in questi quadri? Questi quadri sono le mie creazioni, che poi ho voluto aprire la mia mente, è aperta anche nel modo di... Questi sono fatti di che materiale? Sempre corda, sempre paglia, e poi l'artista, quella che ci mette della sua fantasia. Sono tutti, diciamo, assenze del mio stato d'animo. Ok. Che vedi, quegli occhi è mio nipote che mi fa l'occhiolino, diciamo. Quella è mia figlia, diciamo, quando stiamo in giardino. Okay. E poi il primo corredino che io ho cercato di stendere a casa. C'è anche il coronavirus di quest'anno. Ah, vedi? Quello non poteva mangare. Non mangiare. Va bene, grazie, tanti auguri. Grazie. Ciao. A voi. Non solo quadri, ma anche bambole, vedo, bambole di pezza, sì. Non sono di pezza. No. Questi sono lavori in amigurumi, completamente lavorati a mano ad uncinetto. Ah. E ci vuole passione, lavoro, creatività e fantasia per avere questi piccoli capolavori. Ci vuole tanto lavoro e fantasia. E questa è la bellezza degli amigurumi. Veramente belle, complimenti. Grazie. Siamo con Maria Caetano, che cosa esponi stasera? Soprattutto per articoli per neonati e poi varie, non so, bamboline fatte tutte a mano, mascherine. Ma io scommetto che questi articoli per neonati li avevi iniziati a fare quando erano piccoli i tuoi figli, sì. Eh sì, certamente. E poi si continua. E poi hai continuato. E si continua, sì. Veramente belli e originali. Grazie. Siamo con Mina Menonna, altra artista di Schitella. Che cosa rappresentano i tuoi quadri? Allora, io sono Mina Menonna, come hai già detto, e di cui sono una pittrice autodidatta, e perché la mia professione è tutt'altro, una parrucchiera, e i miei quadri rappresentano un po' l'astratto più che quelli figurativi. Ci sono anche dei quadri figurativi, ma sono stati i primi di quando ho iniziato. Poi il resto invece sono astratti, dove va un po' guardato, osservato, e lascia l'immaginazione a chi lo osserva e lo vede, a cosa vede in quel quadro lì. Tutto qua. Va bene, grazie, tanti auguri. Niente, salve. Siamo con Rocco Martella, altro artista di Schitella. Rocco, che cosa rappresentano i tuoi quadri? I miei quadri sono lavorati con la spatola, i colori sparpagliati. Poi dopo, quello là invece è più evanescente, diciamo, va. E mi piace che il laghetto con le foglie di anemoni che ci stanno, no? Ma io scommetto che a casa ce ne hai tanti altri, sì. A casa, come li faccio, spariscono. Ah, quindi sei spariscono. Molto richiesto. Non so neanche che sono richiesto, sono quelli che li vogliono. Richiesti, allora li vogliono. È meglio così. E quelli sono di mia moglie, che è ancora più richiesta. Quelle di mia moglie, vedi, un panino... Scusa un attimo, i tuoi quadri rispecchiano anche monumenti locali di Schitella, sì? Anche se beh, qua non sì. Li vedo. Io qua non ce l'ho,
sono per esempio quella scalinata, l'ho ripetuta più di una volta. E anche, l'ha ripetuta anche mia moglie. Quella è la strada grande, La scala della via Falco. Ah, via Falco, via Falco. Ecco, là ci sta. E che cosa rappresentano? Hanno fatto una mostra virtuale a scuola, sì, con la maestra Libera Falco. Le hanno fatte due classi, ispirate a Miró, giù a Miró. E praticamente tu come ti trovi qua? Fammi capire. Vabbè, io come mamma ho aiutato, come mamma e come hai collaborato a questo tipo. E come socia prologo. Però diciamo la maestra Falco non c'è in questo momento. Sì, espone anche lei vicino al suo tabacchino. Ah, vabbè, se la troviamo allora intervistiamo pure. Va bene. Pure lì, d'accordo. Siamo con Libera Falco, altra artista di Schitella. Volevo chiedere solo che cosa rappresentano i tuoi quadri. E allora, innanzitutto la tecnica è ad olio su tela e rappresentano delle emozioni che diciamo si intravedono di tristezza, di tristezza, perché soprattutto nei bambini la convinzione che ci siano i bambini che siano sempre felici, spensierati, non è così. Anche i bambini hanno i loro pensieri e quindi li ho voluti rappresentare con questa tecnica un po' materica e un po' così, i volti più diciamo candidi, invece lo sfondo più materico. Chiaramente ci sono anche dei quadri magari che non ce l'hai qua, che hanno anche espressioni allegre. Sì, sì, sicuramente, sì. Però questa sera ho voluto rappresentare più che altro questi. Invece questi due sono su carta, sempre delle pennellate di olio, così proprio sporcato il pennello con il colore e poi direttamente dipinti sulla carta. Complimenti, perché è una tecnica diversa dagli altri pittori. Grazie mille. Grazie a voi. Franca Principe, sì, dici che cosa rappresentano questi bei dolcetti? Allora, questi sono i tipici frutti di Schitella di pasta reale. Già dai tempi antichi sono di usanza del nostro paese. E nominiamo delle persone che ormai non ci sono più, come Colombo Macchioz, mia zia, c'è la nipote, e la nipote Anna, mia zia che è China Principe, che ha imparato questa tecnica dalle orfanelle, perché lei stava dalle orfanelle, e quindi diventa un cesto. Questo è, diciamo, è piccolo, però si può fare di qualsiasi dimensione e niente, la pasta reale non è altro che farina di mandorle, acqua, zucchero e un piccolo segreto che sarebbe il maraschino, che gli dà un gusto in più. Grazie. Prego.